Prima di iniziare a parlare del lavoro tattico che hanno fatto questi ragazzi, volevo ricordare un particolare che ci siamo detti prima della gara con i ragazzi, che mi devono regalare questa venuta mia qua lì a fare l'intervista, quella di venire qua e di venire a dire che per le mani c'è una squadra. Per squadra intendo il lavoro che hanno fatto in campo, si applicano durante la settimana, lavorano forti sulle transizioni di gioco, fanno molta prevenzione, fanno tanti sacrifici e questo è il rispecchio del lavoro settimanale. Siamo sulla strada buona, per continuare a dire che siamo una squadra, abbiamo bisogno di conferme e lo sia solo col lavoro settimanale. È un successo che vi porta adesso a 15 punti, un rotondo che ovviamente scala posizioni in classifica a questo punto. Sì, lasciamo stare, sono 3 punti importanti, fatti con una squadra allenata da un mister esperto e quindi ci teniamo i 3 punti, però non guardo classifica, non guardo nulla, guardo solo la crescita di questi ragazzi, perché questo dopo 11 anni di lavoro che ho alle spalle è la prima volta che subentro. E quindi per me è una cosa nuova, per me è subito andare a fare del lavoro immediato, a trovare un equilibrio e con il lavoro si sta trovando. Cosa significa andare a vincere in casa di una delle candidate della vittoria del campionato? E per me questo è un campionato molto, molto equilibrato. Ne ho fatti due anni a Troina, e quindi non c'è quell'ammazza campionato in questo momento qua, però alla lunga secondo me gli equilibri si spezzano sempre con le 3-4 squadre che puntano a vincerlo. Ok, grazie. Un altro per il mister, giusto così, mister ti ringrazio. Grazie a voi, grazie. Oh, grazie. Se su WhatsApp non ci sentiamo leggermente, non c'è problema.